E salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo di faccia. E niente, oggi è il 1º maggio ed è un anno che faccio video di Escape from Tarkov, non solo. E boh, felice anniversario per me. Comunque, sono contento che comunque in un anno abbiamo fatto un bel po' di strada. E sono successe diverse cose in quest'anno. Ho avuto il piacere di conoscere Fraus, di Parliamo di Videogiochi, che è stata una cosa magica, una cosa che comunque non mi aspettavo, perché mi sembra novembre, se non dimentico. Era novembre e così mi svegliai una mattina con una mail che era la sua. E niente, è lui che mi aveva contattato appunto per giocare insieme, eccetera. E io ho fatto ok, cioè lì è stata la prima volta che comunque mi ha fatto capire che quello che faccio e come lo faccio piace. Quindi soprattutto vedere che piace a Fraus, uno che fa video da tanti anni e se insomma è stato diciamo una conferma che faccio bene quello che faccio, non lo so, anche perché ultimamente c'è anche chi mi dice di fare video più corti e che sono noiosi. E la mia risposta è stata quella: questa Escape, e bisogna mostrarlo com'è, perché è troppo facile se io faccio un video di 15 minuti dove in quei 15 minuti ci sono soltanto io che ammazzo gente ed è troppo semplice, invece bisogna mostrarlo com'è. Comunque, è passato un anno, in quest'anno è successo, a parte che ho conosciuto Fraus, siamo riusciti da tre gatti, eravamo veramente tre gatti il 1º maggio dell'anno scorso, era molto difficile trovare qualcuno e ho iniziato a giocare insieme a Packham, che l'avete già visto in qualche video, Red Eagle, Roccale, Orange, Stag Gaming. Queste sono un po' le persone, mi ricordo anche Doggy. Ci sono tante altre persone. Eravamo veramente un gruppo molto piccolo, davvero, davvero piccolo. E sono contento che da tre persone, da tre gatti, siamo diventati tantissimi. E tantissime persone di voi mi contattano scrivendomi che hanno comprato il gioco, si sono innamorati di Escape grazie ai miei video e questa cosa è bella perché si vede che i miei video rispecchiano com'è Escape. E quindi niente, sono. Cioè, non sembra, ok? Non sembra, ma sono davvero contento per come stanno andando le cose, come sta andando il canale. Come ripeto sempre, da un'idea sono riuscito a trasformarla in qualcos'altro. Io volevo semplicemente portare Escape agli italiani. C'era già chi l'aveva portato, però un video, due massimo, e io ho detto, sai che c'è? Faccio un canale e lo porto fisso. Ero partito che portavo solo Escape, infatti per chi mi conosce da prima, mi chiamavo Escape from Tarkov Italia, proprio perché volevo portare soltanto Escape, ma poi abbiamo, no, tra gli iscritti, quelli che c'erano, bla bla bla, dicevano, ma tanto se porterai altro cambia nome, Escape non vivrà per sempre, che è vero, infatti lo penso ancora che Escape non vivrà per sempre, e quindi se porti altro cambia nome, da lì ho scelto Cooper. Non vi voglio dire perché, diverse persone mi hanno già contattato dicendomi, scrivendomi che hanno capito perché di tutto quanto. Che praticamente il mio banner e il mio logo non c'entrano un cazzo con Escape e con quello che porto, ma il nome, tutto quello che faccio vedere ha un cioè ha un fondo di logica sia per il canale sia per comunque Fraus che ho conosciuto Fraus, siamo diventati in tanti, si è creata una bella community, ho conosciuto PugB che l'ho sostenuto tanto e continuo a farlo, continuo a supportarlo, mi iscrivo sempre, sono già 6 mesi che
che sono iscritto a lui, proprio subs di Twitch, e niente, siamo diventati davvero una bella famiglia. Ci si aiuta perché è successo tempo fa che mi sembra Agril, non so cosa gli è successo con l'account, ma mi dispiace non aver partecipato, non avevo più soldi sulla carta, ma hanno fatto una colletta per comprargli un'altra versione di Escape e sono riusciti a raggiungere la somma per prendergli Ledge of the Darkness, se non mi sbaglio. E è questo il bello. Noi andiamo a vedere le altre community, quella di CS, quella di Rust, tutti gli altri giochi, quella di COD, sono molto cancerogene. Invece questa qui di Tarkov è davvero una bella community. Scusate, non guardo lì, non ci sono abituato. È davvero una bella community, sono contento, sono davvero contento di portare un gioco così maturo, che io sono seguito da persone molto più grandi di me, alcune hanno anche famiglia, persone più grandi, prendiamo Packham, ha già un figliolo che non ha tanti anni in meno di me. E quindi fa già capire un po' che community c'è. E niente, cioè sono successe davvero co tante cose. Il primo torneo fatto da Hamlet, ci siamo divertiti un sacco. Io un po' impacciato all'inizio, poi mi sono un po' sbloccato. Però c'era il problema che, essendo che non ho la fibra, non riuscivo a guardare due persone insieme. Ogni tanto ho visto che non tutti sono affiliati con Twitch e cose, non avevano il cambio di qualità, quindi non riuscivo nemmeno a vederli entrambi ed era un casino, però ho cercato di fare il mio meglio e mi sono arrivati anche diversi complimenti e ringrazio tutti. E adesso l'idea del canale è cambiata, prima era quella di portare Escape agli italiani, adesso è di portare giochi che hanno più o meno questo filo. Quindi Will to Live Online, ho portato Next Day Survival, che lo porterò, c'è già chi mi chiede quando è che lo riporterò, tra un po' ci sarà un bel aggiornamento da quello che ho letto e lo porterò. Vabbè, Escape e tutti gli altri. E quindi niente, sono davvero contento per come sta andando tutto quanto. E vi porterò altro. Teoricamente questa agognata fibra sta arrivando, stanno continuando i lavori alle cabine, vedo che ci sono i tecnici che stanno allacciando cose, mi dicono che 2 mesi massimo ci vorrà, speriamo. E una cosa che c'è a chi piace, no? Il signor Padre Pio, eccolo lì, che il signor Gabi so che ama Padre Pio. Comunque, se mi vedete con la web, non è perché ho la webcam, perché magari in live mi volete con la web, è il telefono. Quindi, non so che altro dire, semplicemente grazie. È un anno che sono qua, spero di continuare. Spero che vi continueranno a piacere i video di Escape. Continuerà a crescere questo gioco, quindi io spero il meglio per questo gioco. Siamo arrivati a 102.000 visualizzazioni totali. E boh, siamo a circa 1.320 iscritti e a novembre era 170. So che sono cresciuto grazie alla recensione di Fraus. E io non è che vado lì e gli dico grazie, anche se sinceramente se stai guardando questo video vai su Facebook. Con la pagina di parlando di videogiochi e guardi i messaggi. E niente, comunque diciamo che è grazie a quel video che sono qua adesso a fare questo video di un anno, perché se no sicuramente non ero cresciuto così velocemente, perché prendendo che lui ha fatto il video, oddio, non mi ricordo quanto tempo fa. Ho visto circa 6 mesi fa e in 6 mesi da 170 iscritti circa siamo arrivati a 1.320 e è tanto, cioè
In 6 mesi avevo fatto 170 iscritti e 6 mesi dopo così tanti e niente, io comunque dentro il cuore lo ringrazierò sempre perché sì. E mi dispiace se non ci sono certi giochi che non piacciono, tipo Fortnite. Ora, vabbè che dite ci giocano bambini, eccetera, ma prima che uscisse la Battle Royale non se lo cacava nessuno. Quindi adesso uscita la Battle Royale, io ci feci già un video appena uscita, proprio per quelli che avevano la versione prima, e feci già un altro video con la versione normale. E quindi già ci giocavo comunque. È un Battle Royale fatto bene, secondo me è migliore di tutti gli altri. Vabbè che gli altri, che bello. Cioè voi prendete magari Fortnite, gli mettete una grafica PUBG e la gente, wow, che bello. Cioè, secondo me è discriminato soltanto perché è cartunesco, fine. E secondo me è uno dei migliori perché è un gioco, è veloce come gioco, eccetera. Bla bla. Non sto qui a spiegare, non è un gioco dove si spiega come funzionano i giochi. Mi dispiace, semplicemente non va quello perché ci gioco tanto. Escape ho un po' rallentato adesso perché non mi va sinceramente di giocarci tantissimo. Perché ho da fare altro, eccetera. Ci gioco comunque, però cerco di alternare altri giochi. Comunque è diventato un video di grazie perché siamo qui ancora dopo un anno a parliamo di qualsiasi altra cosa. Comunque, più avanti arriveranno altri video dove farò cose con voi, poi capirete come. Insomma, vedrete che cosa saranno. E io se guardo lì è no, e se guardo là è ok, quindi ok. E niente, quindi preparatevi perché poi arriveranno cose che vi potrebbero interessare molto. E niente, io ancora una volta vi ringrazio davvero davvero tanto a tutti quanti. Happy anniversario a me. E niente, voi della Battle State, datemi qualcosa. No, comunque scherzo. E niente. Io vi ringrazio per la visione. Ringrazio tutti quelli che sono qui da quando ho iniziato. Un grande ringraziamento davvero a tutti voi che ci siete ancora a supportarmi. Ce ne sono davvero pochissimi che ricordo, pochi, pochi, pochi nomi. Quello che mi rimangono molto più in mente sono Pino. Se non mi sbaglio, Gino. E soprattutto Enrico, ciao Enrico. che Enrico fa troppi complimenti, davvero, alcuni non me li merito. E quindi niente, che dirvi? Speriamo che questa strada continuerà, speriamo che sarà sempre meglio. E niente, io vi ringrazio davvero davvero tanto. E noi ci si vede a un prossimo video che sarà sempre questa settimana, giovedì, venerdì più o meno. Chissà, di Tarkov? O che vi parlerò di una cosa che vi potrebbe interessare? Quindi niente, noi ci vediamo in un prossimo video e alla prossima. Ciao ciao!